Genoa è molto vicino a chiudere una trattativa in entrata, ragazzi. Prima di partire col video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanellina, così non vi perdereste sul mio contenuto, ragazzi. Oggi siamo a mare, ma pure se siamo a mare non ci fermiamo mai, il calciomercato non si ferma e neanche noi ovviamente ci fermiamo. Il Genoa è molto vicino ad acquistare Messias, anzi a prendere in prestito, perché adesso parliamo anche della trattativa e dell'operazione di calciomercato, a prendere in prestito Messias dal Milan. Diciamo che l'esterno rossonero l'anno scorso non è che abbia fatto una stagione incredibile, ha collezionato 36 presenze con 6 gol e 2 assist, che alla fine non sono neanche malissimo, però ragazzi ricordiamoci che comunque il Milan quest'anno si è rinforzato molto sulle fasce, prendendo Chukwueze, prendendo Pulisic, che molto probabilmente soprattutto andrà ad agire su quella fascia lì, quindi di conseguenza capisco bene che non ci sia spazio per un giocatore come Messias, che comunque è un buon giocatore, però capite bene che secondo me, diciamo, non è adatto per il Milan. Secondo me al Genoa può esprimersi al meglio. Come abbiamo appena detto, l'operazione è un prestito con obbligo di riscatto, ancora non si sanno le cifre, però comunque diciamo che la trattativa comincia con un prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda la formazione, comunque i compagni con cui andrà ad agire in attacco, giocherà in avanti con Gudmundsson e Retegui, ragazzi, che come sapete già è un nuovo calciatore del Genoa, quindi comunque un trio d'attacco molto 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 interessante. Io l'ho sempre detto, Messias è un buon giocatore, comunque è arrivato al Milan, se non mi sbaglio giocava all'Empoli, non mi ricordo dove giocava, però comunque non giocava, non, cioè è passato dal Milan giocando da una squadra non di primo livello, quindi comunque secondo me, diciamo che il livello di Messias è questo qui, nel senso è un buon giocatore, ma secondo me non è un giocatore adatto per Milan, Inter, comunque top club di Serie A e non. Comunque ragazzi, secondo me è un ottimo acquisto da parte del Genoa. Bisognerà vedere come riuscirà a entrare nei meccanismi di gioco del Genoa. Sicuramente il trio d'attacco, ragazzi, è molto interessante, perché comunque Retegui, lo sappiamo, è un ottimo giocatore, è il suo primo anno in Serie A in Italia, quindi vedremo come si adatterà al campionato italiano. Diciamo che poi Gudmundsson lo conosciamo un po' tutti, è un ottimo giocatore, ragazzi, a me piace veramente tantissimo, ha ampi margini di miglioramento, poi sulla fascia, ragazzi, secondo me potrebbe veramente fare molto 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 bene. Messias, ripeto, da un punto di vista di qualità secondo me è molto limitato, perché ragazzi è molto limitato, però ripeto, in una piazza come quella del Genoa secondo me potrebbe fare bene, però ovviamente ragazzi questa è una mia opinione personale, ovviamente anche voi ditemi la vostra qui sotto nei commenti, non vi costa nulla, dite, scrivete nei commenti un voto da 1 a 10 a questa trattativa. Io sinceramente gli do un bel 7, perché ripeto, secondo me al Milan è sempre stato messo un po' in ombra, ricordiamoci che comunque diciamo che quando giocava al Milan fino alla scorsa stagione erano i tifosi milanisti i primi a dire che quella fascia lì era sempre quella più debole, perché se pensate che sulla sinistra gioca Leao, sulla destra giocavano sempre Messias e Salemakers, Messias e Salemakers, capite bene che era un po' il punto debole. Ora il Milan si è rinforzato prendendo Pulisic, che in teoria diciamo che più che un esterno a destra è un esterno a sinistra, però molto probabilmente lo adatteranno a destra, perché il Milan ha bisogno di qualcuno che giochi lì. Capite bene che già Chukwueze gioca pure sulla sinistra, quindi Pulisic verrà adattato sicuramente al 99,9% sulla destra. E ripeto, secondo me una piazza come quella che è Genova può servire veramente tanto a Messias per rimettersi in gioco, perché comunque prima di arrivare al Milan faceva molto bene, poi al Milan diciamo che si è messo un po' in ombra, poi tra l'altro è arrivato al Milan quando il Milan non era ancora un top club, nel senso che comunque ancora non aveva vinto campionato, quindi comunque era un Milan anche un po', diciamo, che si doveva ancora definire. Ora si è fatto la stagione al Milan, ha vinto lo scudetto col Milan, comunque il suo l'ha fatto, perché ripeto, 36 presenze con 6 gol e 2 assist non fanno schifo, ma non sono neanche il top. Ripeto, secondo me il Genoa è una piazza veramente buona per rilanciarsi. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, come ho già detto scrivete qui sotto nei commenti un voto da 1 a 10 a questa trattativa. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, noi ci vediamo con un prossimo video, bella!